500. Che schifo. Lavo le auto più sporche d'Italia. Sto pensando a un nuovo format, fatemi capire se si può fare. Ovvero, voi, proprio voi, mi porterete la vostra auto e io la lavo gratuitamente, a patto però che sia sporchissima, perché vogliamo quel tipo di soddisfazione a fine video. Portarvi attraverso tutti gli step del lavaggio degli interni e degli esterni per poi farla tornare a splendere. Ecco, Torrisi ve la lava. Qui faremo dei seminari a fine luglio, seguitemi su Instagram così vi aggiorno su cosa faremo. Questa 500 nella fattispecie è l'esempio di una di quelle auto sporchissime che passeranno dal fare schifo a tornare ad essere belle. Anni e anni di noncuranza dell'igiene della macchina. Inizieremo nel soffiare via le foglie dal vano motore. Questa 500 viene parcheggiata tutte le sere sotto a una pergola, per cui io consiglierei al proprietario di metterle almeno su un telo. Dopo aver soffiato il grosso, procediamo sempre col Tornador, ma ci aiutiamo anche con l'aspiratore. Guardate qui dentro, qui oltre alla terra, al grasso, alle particelle ferrose che arrivano dall'autostrada, alle foglie, si è creata proprio una patina che è difficile da mandar via. Siete pronti a vedere la sorpresa? Eccola qui. Le foglie sono secche, quelle coperte, bagnate, quelle più esterne. Si mischiano tra loro e creano proprio una specie di fanghiglia. Dalla formichina potete capire che questa macchina è parcheggiata in campagna. Ragazzi, scusate se mi intrometto, piccola parentesi nel video. Moltissimi spettatori di questo canale che guardano i miei video non sono iscritti. Fatelo, iscrivetevi, è un semplice click, è gratis, a me aiuta moltissimo, dà una mano, fa crescere la comunità e mi aiuta anche a supportare il canale. Torniamo al video. Ed eccola qui la doppia azione, soffio e aspiro. Funziona sempre. E mentre guardo me stesso fare cose, sto notando che il vano motore è sporchissimo. Credo che inizierò proprio da lì. Per il vano motore possiamo usare un HP12. Lo spruzzo su tutta la zona perimetrale. Dopodiché utilizzerò il pennello Red, quello un pochino più duro. Perché sapete ci sono due pennelli di Mafra, Red e Lime, quello giallo e quello marrone. Quello marrone è un pochino più duro, quello Lime giallo è un po' più dolce. Spazzolo il tutto con movimenti circolari. E già qui, ragazzi, ci godo perché lo vedo che si stacca tutto lo sporco. E poi abbiamo anche due dimensioni di pennello, il grande e il piccolo. Piccolo pennello per piccoli spazi. Questo, l'HP12, è molto potente, ti aiuta a staccare lo sporco difficile ed è ottimo per la pulizia del motore. Mi raccomando, ragazzi, con la lancia, attenzione, non andate direttamente sul motore, ma cerchiamo di lavorare più sulle zone perimetrali del vano. Lasciamo agire. Di prodotti ne abbiamo tanti, c'è il Mineral Remover che toglie il calcare, ma c'è anche l'All Purpose Cleaner che è un altro prodotto che posso utilizzare per pulire differenti superfici. Continuiamo a lavorare nel vano motore con questo prodotto. Questo fa anche un po' di schiuma. Appena abbiamo finito con la lancia, immediatamente utilizziamo l'aria compressa e andiamo ad asciugare tutto il vano motore perfettamente. Non voglio vedere neanche una goccia, altrimenti poi quella goccia si tramuta in calcare. E qui di nuovo il fantastico Tornador. Questo è un aggeggio incredibile, intelligentissimo. Lo usi anche per pulire la stoffa dei sedili, lo usi per pulire il vano motore, lo usi per pulire i tappetini. È una bomba, stacca tutto. Prendiamo dei panni in microfibra e cominciamo ad asciugare. Per asciugare comunque vi consiglio il Super Dryer, quel bel panno viola che ha due lati, quello più peloso e quello più liscio. Tu renditi conto come cambia una macchina, ve la ricordate com'era prima? E guardate com'è adesso. Sembra veramente un'auto nuova. Prima, se io avessi dovuto comprarla, ci avrei riflettuto un pochino perché era così sporca che sembrava vecchia, trascurata. Invece così ti rendi conto che è una macchina che ha percorso pochi chilometri e magari un pensierino ce lo farei a 70 anni. Mua! Come nuovo! Moci!
Ora sì. Penso che ci siano pochi cerchi più contaminati di questi. Guarda, fanno schifo. L'iron remover, ragazzi, si può usare sui cerchioni, si può usare anche sulla carrozzeria. Nel caso di questa 500, che è veramente molto molto contaminata, io lo spruzzerei senza diluirlo, puro. Guardate che cosa succede quando si va veramente a decontaminare come si deve un cerchio. Lo facciamo a metà, una parte ve la lascio sporca e l'altra la decontaminiamo tutta. Quando diventa così violaceo, questo più che violaceo, ragazzi, è marrone perché era troppo sporco. Ad ogni modo, quando spruzzi iron remover, il cerchio o anche la carrozzeria diventa di quel colore violaceo. È normale, vuol dire che sta agendo. Questo passaggio lo puoi fare anche due volte, vista la condizione del cerchio. Ecco qui, vedete? Questo è quel violaceo di cui vi parlavo. Seconda mano. E poi passiamo anche il wheel and tire. Wheel and tire serve sia per la lega, ma anche per le gomme, e lo puoi utilizzare anche nei passaruota. Utilizzo sempre il pennello Red per staccare lo sporco più ostile dove non riesco ad arrivare con la lancia, e poi risciacquo di nuovo. Ed ecco qua, guardate che meraviglia. Ovviamente questa operazione va ripetuta per tutti e quattro i cerchi. Ragazzi, armatevi di santa pazienza, per fare un lavaggio del genere ci vuole una giornata, ma anche una giornata e mezzo. Nei casi più estremi, tipo quelli che mi porterete voi qui, ci vogliono un paio di giorni. Eccolo qui, questo è il prelavaggio, da fare sempre, ogni volta che si lava un'auto. La cosa carina di questo foam gun pre-wash è che tu, anche senza compressore, lo puoi fare, no? Vedi, carichi la nebula foam e spruzzi. Lasci agire il pre-wash, vedrai che tutta la schiuma cola giù e poi risciacqui. Pre-wash dal basso verso l'alto. Mi occupo adesso della capote. Questa capote è sporchissima, ha cambiato colore negli angoli, è diventata verde e marrone. In realtà il suo colore originario è bordeaux. Prima ci spruzzo sopra All Purpose Cleaner, spennello un pochettino, gli do una bella lavata, una bella sgrassata, risciacquo e poi vedrete, ragazzi, che posso anche sigillarla con un bel prodottino che vi faccio vedere tra pochissimo. Potete usare il pennello in dotazione, ma potete anche usare la spazzola. Andate sempre qui sotto in descrizione a vedere i prodotti che vi lascio. Un bel risciacquo e guarda cosa esce. Questa è una delle parti che mi dà più soddisfazione, vedere proprio lo sporco che va via. Vi ricordo che tra pochissimo faremo dei seminari, due giorni, sabato e domenica, qui dentro Officina del Pilota, dove voi potrete venire a trovarmi, a conoscermi di persona, a vedere i lavaggi che facciamo dentro e fuori delle macchine, e potete passare due giorni insieme a me e allo staff di Mafra per fare il Maniac Days, che è un seminario dove vi insegneremo proprio con le mani di persona a fare questi lavaggi. Andate a vedere che cosa vi lascio in descrizione, così potete fare l'iscrizione, appunto, scusate l'orrendo gioco di parole, per venirci a trovare in questi Maniac Days. Ed ecco qui la clay bar. Qui vogliamo farla tornare liscia questa carrozzeria. La carrozzeria, ragazzi, deve essere liscia, ci devi appoggiare le mani sopra e devono scivolare via come seta, altrimenti, ma che macchina è? Questo è il lavaggio, abbiamo due secchi. Il secchio wash e il secchio rinse. Se volete, qui in alto vi lascio una scheda per vedere esattamente come si fa un lavaggio a doppio secchio. Ad ogni modo, in un secchio c'è lo shampoo, che è il wash, e nell'altro, che è il rinse, potete, anzi dovete fare il risciacquo del guanto. Ora che la tela è pronta e asciutta, la possiamo sigillare con questo prodotto.
idrostop da 20 cm, lo applico prima in orizzontale e poi in verticale, un velo, non esagerate con la quantità di prodotto, d'accordo? Come se verniciassi l'auto, adesso ne do una in verticale da questo lato qui, di nuovo orizzontale da questo lato qui, come se stessi verniciando un tetto, come se fossi un carrozziere, verticale, perfetto, possiamo spruzzare dell'acqua, vedete tutte le particelle dell'acqua si raggruppano tra loro e scivola via senza assorbirsi. Sono un maniaco, lo capisco, anche mia moglie me lo dice, però secondo me è fondamentale lavare la macchina tutte le settimane, tutte le settimane, anche perché io poi la uso spessissimo, di conseguenza so che è un lavoro tosto, però poi c'ho quel gusto, no, quando vado in giro di vedere una macchina bella pulita, ci tengo molto. Non so se anche tu la pensi come me, e se ti è piaciuto il video fammelo sapere con un bel like, ma anche con un commento. E ti ricordo che a brevissimo uscirà tutto il video del lavaggio degli interni, dove abbiamo ripristinato volante, sedili, moquette, plastiche. È molto, molto carino anche quello. Va bene? Ok, dai, ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!